cordiale saluto a tutti i clienti di Escamo Shop. In questo video vi presento un supporto da auto originale Samsung per Galaxy S2. Ecco qui, lo vedete, questo qui è il blister della confezione, abbiamo il libretto delle istruzioni, ecco qui, e questo qui in pratica è tutto il supporto. Vedete che il supporto, in pratica allora questa qui è la staffa di supporto con la ventosa. Questo qui è un caricatore con attacco micro USB, praticamente per andarlo a collegare all'interno della vostra auto. Magari state in auto, il telefono si sta per scaricare, ecco, niente paura perché avete il caricatore d'auto in dotazione con un cavo lungo circa 1,5 metri. Eccolo qui, questo qui è proprio la parte dove viene poggiato il cellulare. Ecco qui, abbiamo questa parte sottostante, ecco, questa parte posteriore che in pratica è adattabile al cellulare. Ecco qui, prendiamo un Samsung, un Galaxy S2. Come potete vedere, questo Galaxy S2 ha la batteria maggiorata, quindi ecco, sia con la batteria maggiorata che con la batteria normale tradizionale del cellulare, in pratica abbiamo la possibilità di andarlo a montare su questo supporto, e vi faccio vedere in che modo. Allora, apriamo la parte dove in pratica c'è l'attacco per andare a ricaricare il cellulare. Il cellulare lo poniamo all'interno, ecco, del supporto, lo mettiamo in questo modo, lo andiamo bene a mettere bene, ecco, all'interno del supporto. Ci basta in pratica andare a premere la parte, ecco, dove arriva ricaricata, e il cellulare in pratica è attaccato e collegato a questo supporto. Ecco, questo stesso supporto in pratica sulla parte posteriore porta questi attacci, eccolo qui, questo qua, questo attacco leggermente più lungo e questo qui un po' più breve. Servono per quale motivo? Allora, in pratica sulla staffa della ventosa per il collegamento al parabrezza abbiamo questi dentini, questi agganci, ecco, se vogliamo chiamarli così. Ci basta prendere su questa leva, ecco, la leva fa questo gioco, prendere il supporto con il cellulare e andarlo ad incastrare all'interno in questo modo. Ecco, la parte superiore dove ci sono i due attacchi e la parte sottostante, ecco, l'andiamo a collegare in questo modo. Andiamo a svitare leggermente, ecco, andiamo a svitare il supporto e vediamo che in pratica il telefono fa questo gioco. Poniamo caso che da quest'altra parte abbiamo la ventosa, abbiamo, ecco, il parabrezza, e da quest'altra parte ci siamo noi. Abbiamo la possibilità di metterlo in orizzontale, la possibilità di metterlo in verticale, effettivamente tutto questo avendo la staffa, il telefono collegato al parabrezza. Allora, nel momento in cui andiamo a collegare al parabrezza deve stare la ventosa in questa posizione, cioè praticamente con l'aggancio aperto, questo qui deve stare aperto. In questo modo, nel momento in cui andiamo a toccare il parabrezza, vediamo che combacia perfettamente con la ventosa, allora andiamo a spingere verso il basso questa levetta e vediamo che la ventosa fa questo movimento, in pratica tende a rientrare per avere proprio il giusto risucchio al parabrezza, e in questo caso, ecco, la ventosa non potrà mai scappare nel modo più assoluto. Bene, vi dicevo, ecco, vi parlavo anche del caricatore. In questo caso, ecco, lo mettiamo, lo avvitiamo, ecco, lo fissiamo bene, perché, ecco, è meglio che stia fissato bene. Ecco, in questo caso è fissato bene, vedete, questo è proprio il disegno che vi fa il supporto. Allora, parlavamo del caricatore. Effettivamente non è che una volta che voi avete scaricato del tutto la batteria del cellulare dovete togliere dal supporto per andarla praticamente, ecco, a mettere il telefono sotto carico. No, avete in pratica qui sotto, avete un'ulteriore presa, ecco qui dietro, avete un'ulteriore presa di alimentazione. Basta che in pratica collegate all'interno questa presa, ecco, la presa micro USB Samsung, e questo qui andate a collegare all'interno della vostra auto, della presa accendisigari, e in pratica il cellulare in questa posizione si va anche a ricaricare. Come potete vedere, oltre alla presa di ricarica, all'interno, ecco, esce anche una presa per le cuffie, eccola qui. La vedete, questo cerchietto è un attacco 3,5 mm che è indispensabile per il collegamento delle cuffie. Quindi, ecco, avete la possibilità anche di rispondere al telefono magari con l'auricolare.
Bene, detto questo, il supporto è completo di ogni singolo spazio, in pratica vi lascia ogni singolo spazio per quanto riguarda, ecco, la fotocamera, lo guardate stesso da questo ritaglio che è stato fatto sulla parte, ecco, posteriore del supporto. Questo ritaglio vi lascia la fotocamera, in pratica da poter usare la fotocamera, e abbiamo in pratica tutte le parti ritagliate, praticamente anche per quanto riguarda l'ascolto, in questo caso dell'altoparlante del telefono. I Samsung portano l'altoparlante in basso a destra, vi viene lasciato questo spazio vuoto proprio per fare in modo che possiate sentire il telefono squillare, ecco, come se in pratica, ecco, non stesse sul supporto, ma è come se lo avesse in pratica, ecco, normale. Quindi, ecco, mi dà anche la possibilità di andare ad ascoltare in modo ottimale tutte le chiamate in entrata. Abbiamo sulla parte superiore, in pratica abbiamo questo spazio libero, lasciato libero, proprio per dare la possibilità di andare ad usare tutti i comandi questi qui esterni. Stessa cosa anche sul lato, vedete, l'unica parte in pratica coperta del tutto è la parte dove esso viene ricaricato, dove il cellulare viene ricaricato. Stessa discorso anche su quest'altro lato. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per avermi prestato ascolto e vi do appuntamento alla prossima.